Ciao a tutti quanti e benvenuti, bentornati sul mio canale. Racconto, vi parlo di piccoli hacks che vi serviranno per facilitarvi, diciamo, nella vita di tutti i giorni. Di che cosa parlo oggi? Parlo, vi faccio vedere come ho messo quella tenda. Ebbene, eccoci qui. Allora, di che cosa avete bisogno? Avete bisogno di questo portatenda. È un portatenda a molle che va infilato praticamente nelle fessure interne della finestra. Ok, lo trovate da Leroy Merlin, lo trovate credo in tutti i negozi di fai da te. Ok, ve lo faccio vedere. Ha il bordo praticamente stondato. Ok, ora poi chiaramente avete bisogno di una tenda. Ok, io ho questa, sono nel bagno. Ah, un'altra cosa importante, avete bisogno della scala perché dovete salire lì in alto. Ora, per infilare la tenda dentro il portatenda è facile, lo aprite, togliete il cappellino e infilate la tenda. Ok, quando avete infilato la tenda, la chiudete e salite là in alto. Tra qualche secondo vi vedrete lassù. 1, 2, 3, eccomi. E 4. Ok, se voi avete la base la tirate ed è molto semplice. Prendete, diciamo, la parte del gommino deve aderire alla parte interna della finestra, sia di qua che di qua. Tenetevi circa un centimetro. Allora, questa tenda, diciamo, questo bastone è regolabile, ok? Basta girarlo e riuscite a regolarlo. Ok, cercate di tenere una distanza di 1,5 cm da qui, quindi da qui calcolate 1,5 cm e da qui calcolate 1,5 cm. Ok? Come sto facendo io? 1,5 cm e 1,5 cm, che per me corrispondono esattamente al punto dove trovo, diciamo, questa finitura. Quindi io chiudo una volta che ho preso le misure corrette, vi ricordo il gommino interno e semplicemente appoggiate un gommino di qui, forse l'ho fatto un pochino troppo, se vi accorgete come me di averlo allargato un po' troppo, riuscite anche voi a prendere le misure corrette. Le cose si fanno bene soltanto provando. Quindi 1 e 1, 2, perfetto. Quindi, che cosa sto facendo io? Sto sostanzialmente attaccando il gommino alla parte interna, sia di qua che di qui. Mi assicuro che il portatenda sia attaccato alla finestra e una volta che sono certa che non si stacchi, lo vedete subito se si stacca perché crolla. Sistemo la tenda. Eccoci qua. Adesso cado. Perfetto. Ci vediamo appena scendo. Eccomi ragazzi, ce l'ho fatta. Vi mostro quello che ho fatto, il mio capolavoro. Finalmente il mio bagno ha una tenda. Ve la faccio vedere. Eccola qui, la tenda è perfettamente attaccata alla finestra. Non ho dovuto fare neanche un buco, ma semplicemente con la forza, diciamo, della molla del gommino, funziona proprio così, lo vedete. La tenda rimane su e io sono più contenta. Come vi spiegavo, appunto, questo genere di portatenda, diciamo, serve molto utile per chi non ha la forza o non ha l'opportunità o magari non ha i soldi per chiamare qualcuno che faccia i buchi dentro al muro, o magari non è in grado, magari banalmente non ha voglia.
In questo modo io ho fatto praticamente quasi tutte le tende di casa mia, quasi tutte, perché poi ho lasciato via soltanto la tenda della camera da letto e la tenda del soggiorno, che sono ancora le belle tende che partono dal soffitto e arrivano fino al pavimento. Detto questo, spero che anche questo video vi sia stato utile. Se avete dei commenti, dei like o semplicemente vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi. E attivate soprattutto, ragazzi, ricordatevi, perché molto spesso non lo fate, ma attivate la campanella per essere sempre avvisati ogni volta che io pubblico un video. Ci vediamo presto! Ciao!